Beh sì, stasera siamo stati invitati a partecipare a questa piccola esibizione che faremo con mia sorella, dove proporremo karate e danza. E questo spettacolo è uno spettacolo che sta andando molto forte per il momento in Irpinia. Poi chissà, stasera speriamo che ci veda qualcuno al di fuori della nostra regione e proveremo a portarlo anche in giro per l'Italia. Quindi siete pronti ad esibirvi nuovamente e a farlo con grande orgoglio? Sì, sicuramente sarà diverso rispetto alle altre volte quando ci siamo esibiti, perché un conto è farlo magari in un anfiteatro o magari in una piccola struttura, e un conto è farlo davanti a, non so, 6.000 spettatori che può contenere il palazzetto, in più tutte le altre persone che ci vedono per televisione. Com'è nata questa idea di fondere le due discipline? Beh, quest'idea è nata grazie a un mondiale che andai a fare in Romania. Dove due sorelle, una praticava danza e una praticava karate, misero in scena questo spettacolo e da lì mi ha preso questa forte passione. Chiamai mia sorella e dissi: "Senti, ora che torno in Italia, proviamo a fare questo spettacolo", e fino ad ora sta andando abbastanza forte.